sono arrivato che avevo 15 anni e ci sono rimasto fino ai 32. Mi ha fatto uomo, mi ha fatto calciatore, grande Inter e grande interista. Mio padre giocava in Serie C e faceva poi questi tornei che fanno a giugno e mi metteva sempre dietro la porta. Avevo avuto 5-6 anni che mio nonno mi portava. A me quel ruolo mi è sempre piaciuto. Nel 67 venni a Milano e iniziai a fare il campionato allievi per 2 anni e poi il campionato primavera nel 69, nel quale vincemmo anche il campionato italiano. Fu una felicità arrivare all'Inter, avevo 15 anni, che non era, a quei tempi non era molto facile lasciare la casa, la famiglia. Il campionato 69-70 passai terzo portiere, allora c'era Vieri, Girardi, il terzo ero io. Ho avuto la fortuna di andare in camera con Giacinto subito dall'inizio quando mi avvicinai alla prima squadra. Sicuramente mi ha fatto vivere i momenti della grande Inter, mi dava sicuramente dei consigli che poi si sono rivelati utilissimi. Non è sufficiente avere delle qualità tecniche, delle qualità atletiche, quelle ti permettono di arrivare al top per essere un grande giocatore, no? Però quello che ti fa ottenere i risultati è il carattere. Il carattere, e attraverso il carattere tu ti mantieni sempre al top. E Giacinto per me era un fratello maggiore. Entrai poi a fare il dodicesimo nel 70-71 e da lì cominciai la mia trafila, sempre con un grande portiere davanti, un grande maestro come era Lido Vieri. Lui e Vieri per me sono stati due grandi portieri. Sono cresciuto all'ombra di Vieri, se si può dire, e lui in quei 5-6 anni mi ha dato la possibilità di potermi far vedere e di giocare. Finché poi a un certo momento la società decise di fare partire me titolare e di cedere Vieri. Sento molto mio scudetto 70-71 con 20 anni a fare 10 presenze, 9 presenze e vincere lo scudetto è importante. Entrai in questa partita importantissima, poi il derby e niente, certo l'emozione al momento c'è, però non più di tanto. In me ricordo ancora regnava una tranquillità in partita, riuscì a fare anche delle cose buone, certo poi perdemmo 3-0, io ero entrato sull'1-0, poi fu esonerato Heriberto Herrera e da lì iniziamo questa lunga rincorsa, già un Milan che era così poi avvantaggiato e riuscimmo a vincere un splendido scudetto. Ebbi la fortuna di giocare poi nel momento che ci fu il sorpasso, perché a Catania giocavo io, quando vincemmo 1-0 sorpassammo il Milan.
Io ero entrato nella partita del 7-1, il secondo tempo, quando perdevamo 5-1 e due gol li presi anch'io, tra i quali uno sui calci di rigore. A Milano 4-2 la giocai io e poi a Berlino la partita rifatta giocai io. Che è successo della casa? È un riflettore che ogni volta che battono un corner o vengono sotto porta si accende sugli occhi di Bordeaux. Soddisfatto, no, di questa meravigliosa molto partita? Molto soddisfatto, una grande partita dell'Inter. Grande speriamo partita. Che finisca così però. Ci fu questo calcio di rigore, e questo Silov, al quale ho poi parlato di rigore, mi aveva calciato nella partita del 7-1 e quindi lo fintai e lui cadde in questo mio trucchetto. Quando l'arbitro ha dato quel rigore... Certo, ma c'era comunque, quel rigore, che è successo? Secondo me no. Perché io ero sulla linea, poi non ho preso l'uomo, lui si è buttato. Perché stato la comunque Bordone è stato fantastico, Bocche dobbiamo portiere. Veramente ringraziarlo. Ha giocato in Germania quando abbiamo rifatto la partita con il Mönchengladbach e lì è stato uno dei migliori. Si vedeva che insomma era un portiere che l'Inter poteva fare affidamento. Quella partita riuscì a darmi morale e convinzione nelle mie possibilità. E andai avanti a lavorare, cercassi di migliorarmi e riuscii poi a trovare uno standard sicuramente di buon livello. Iniziamo dalla prima partita a essere in testa fino all'ultima. Mi ricordo che tra noi il gruppo era molto affiatato, mi ricordo che ci trovavamo spesso durante la settimana, giocatori con le mogli e stavamo la sera a cenare assieme, e quindi c'era una coesione molto importante in quel gruppo. Penso che sia molto importante questo per una squadra perché possa raggiungere dei grossi risultati. Bello, è stato un gruppo solido, insomma, dagli Oriali, Marini, Canuti, Bordon, Mugaro, io, Spillo, adesso mi dimentico Pasinato, che quasi tutte le volte parte dal Cittadella, viene per stare insieme a cena, quindi veramente è un percorso importante e è bello che a distanza di anni noi ci vediamo ancora. Se non erro eravamo 7, 8, 11esimi del settore giovanile. Quindi quello è già una cosa eccezionale. Poi i tempi, anche il Milan aveva dentro dei giocatori del proprio settore giovanile, però non tanti come eravamo noi. È stato un bellissimo scudetto, un grande trionfo. Cosa della quale insomma, mi fa piacere, anche se prima o poi penso che il record sarà battuto, e se effettivamente mi ruppe la mia imbattibilità un gol di Selvaggi a Cagliari. Ricordo che pareggiamo 1-1, do prima in vantaggio il Cagliari e poi pareggiamo, però fu quel momento lì che ruppe la mia imbattibilità, ma sono contento di essere meno lì, messo lì imbattibilità nerazzurra.
andavo in nazionale molto volentieri perché rappresentavo l'Inter e rappresentavo l'Italia. Ho avuto la fortuna di vincere due mondiali, il primo, come detto, da calciatore in Spagna 82 e il secondo da allenatore dei portieri nel 2006. Tutti i miei sacrifici che ho fatto sono stato premiato. E devo dire che quello che ho dentro, dopo aver fatto 17 anni più due poi da allenatore più avanti, sono orgoglioso di avere vestito questa maglia.